Il neo sindaco di Firenze Dario Nardella rassicura con un tweet: sulla tranvia daremo tempi certi ai cittadini. È questa la dichiarazione che esce da Palazzo Vecchio nel pomeriggio di una giornata in cui il delicato equilibrio dei lavori per la rete tranviaria è stato scosso dall'arresto di Alessandro Mazzi, presidente della Grandi Lavori Fincosit, che sulla base di un'offerta di 82 milioni di euro si era aggiudicata l'appalto della linea 2. Coinvolto nello scandalo del Mose di Venezia, Mazzi è accusato di aver contribuito a costituire il fondo nero di denaro utilizzato per corrompere gli amministratori veneti. Le ripercussioni che questo avrà sul cantiere fiorentino si vedranno probabilmente nei prossimi giorni. Certo è che i cantieri erano stati aperti solo da qualche settimana e che i lavori per le linee 2 e 3, secondo quanto annunciato, dovranno essere terminati entro il G8 del 2017. Stefano Giorgetti, fresco di nomina ai lavori pubblici nella giunta Nardella, fa sapere di aver già fissato alcune riunioni per valutare l'impatto della vicenda su Firenze. Il primo giorno da assessore, per lui, non è stato certo dei più semplici. Maggio da record per l'aeroporto di Firenze. Gli oltre 230.000 passeggeri transitati al Vespucci nell'ultimo mese, il 18,4% in più rispetto allo scorso anno, rappresentano il miglior risultato di sempre per Peretola, che dal 2013 cresce a livelli superiori alla media degli aeroporti nazionali. Per questo ADF, la società che gestisce lo scalo, a questo punto spera in un definitivo via libera per la costruzione della nuova pista, possibilmente da 2.400 metri, viste anche le rassicurazioni in questo senso arrivate dal numero uno di ENAC, Vito Riggio. Su questo però il presidente di ADF, Marco Carrai, non si sbilancia. E noi, come dire, agiamo per atti ufficiali, noi abbiamo inviato un master plan e siamo approvato dal Consiglio di Amministrazione e siamo in attesa di quelle che saranno le comunicazioni ufficiali da parte di ENAC. Che dovrebbero arrivare entro l'estate. Quello che invece è ormai in atto è la riorganizzazione interna ad ADF. Alla conferenza stampa per la presentazione dei nuovi autobus che collegheranno Peretola alla stazione di Santa Maria Novella, infatti, è apparso anche Roberto Naldi, presidente di Corporación America, che dopo l'OPA che si è chiusa il 3 giugno scorso ha acquisito il controllo del 61% delle azioni di ADF e dunque la governance. Nessuna dichiarazione, ma quel che è certo è che l'interesse dei nuovi soci privati è mantenere Marco Carrai alla presidenza di ADF, essendo l'uomo giusto per rafforzare i rapporti con il premier Renzi da un lato e con il neo sindaco di Firenze Dario Nardella dall'altro. Frutta, verdura, creatività, ma soprattutto solidarietà. L'associazione Cuochi Fiorentini mette in mostra l'arte dei maestri chef intagliatori per aiutare l'arciconfraternita della Misericordia di Firenze attraverso le offerte ricavate durante la manifestazione di arte culinaria. Sia la cucina che la misericordia fanno parte della cultura e della storia di Firenze. Questo connubio è quasi stato spontaneo. Primo perché noi come associazione Cuochi collaboriamo anche con la misericordia. Alcuni nostri associati fanno parte della protezione civile e della misericordia, quindi interveniamo anche là dove c'è bisogno. L'arte dell'intaglio della frutta e degli ortaggi è un'antica tradizione orientale, soprattutto thailandese. Cocomeri che diventano rose, bouquet di verdura e zucche con intagli floreali. Ma pochi sanno che anche a Firenze, già nel 1200, artisti cuochi preparavano sculture fatte di cibo. Ci vuole molta fantasia per fare queste creazioni, ma anche precisione, dedizione e amore per la cucina, amore che gli chef fiorentini vogliono passare anche alle nuove generazioni. Noi siamo qua anche per trasmettere qualcosa di quello che sappiamo ai giovani, alle scuole alberghiere, trasmettere quello che veramente vorremmo far capire a tutti, qual è la nostra professione, l'arte, la cucina. Un pomeriggio solidale a cui hanno partecipato anche gli studenti delle scuole alberghiere Buontalenti di Firenze e l'Istituto Angelo Vegni Capezzine di Cortona, che hanno regalato ai curiosi e ai passanti piccole rose create da loro con la polpa di carota. We'll be right back.